Cibus 2018, ci troviamo allo stand di Noberasco e siamo in compagnia di Mattia Noberasco, l'amministratore dell'azienda che, giunta alla quarta edizione, oggi si presenta a Cibus con tante buone e gustose novità. Buongiorno Mattia. Buongiorno a voi, sì, effettivamente per noi è una bella edizione di Cibus, un'edizione importante perché quest'anno l'azienda celebra i 110 anni di storia e quindi insomma per noi è un grande orgoglio, visto che la famiglia è sempre stata coinvolta nell'attività e detiene insomma il 100% della proprietà, per cui noi siamo molto contenti di poter celebrare in questa bellissima cornice un anniversario così importante. È una veste completamente nuova, quella del nostro stand, che richiama un pochino tutta la nostra nuova comunicazione legata al nuovo payoff, che è il nostro facile star bene, e quindi in questo abbiamo lanciato tantissimi nuovi prodotti che vanno un pochino in quest'ottica. Alcuni li abbiamo alle nostre spalle, altri sono esposti sulle varie pareti di questo stand, che è molto aperto e molto green. Sì, noi abbiamo fatto una bella virata in questi anni, un'azienda la nostra che è cresciuta tanto negli ultimi 5 anni, abbiamo raddoppiato il fatturato passando dai 65 milioni del 2011 ai 136 di quest'anno, nel frattempo abbiamo anche realizzato il nostro nuovo stabilimento, uno stabilimento molto importante, abbiamo investito 50 milioni in Italia per restare nella nostra regione che da sempre ci ospita, che è la Liguria, quindi abbiamo fatto anche uno sforzo per il nostro territorio, quindi siamo molto orgogliosi di essere riusciti a fare questo e devo dire che questo sforzo è stato anche ripagato perché siamo riusciti anche a raddoppiare la nostra forza lavoro, quindi insomma abbiamo dato un piccolo contributo alla ripresa della nostra area, del nostro paese. Chiaramente siamo un'azienda che guarda sempre con molta più attenzione ai temi della sostenibilità, siamo un'azienda non totalmente bio perché ovviamente abbiamo in gamma tanti prodotti anche che non sono bio, però diciamo la presenza del bio ormai è diventata assolutamente determinante e quindi abbiamo un'attenzione particolare a tutti quelli che sono i temi della sostenibilità, per cui in questo anche il nostro stand diciamo vuole un pochino richiamare questa nostra attenzione. Qui a Cibus lanciamo due progetti molto importanti, uno che è diciamo una normale prosecuzione dello sviluppo di prodotti per l'impulso, che è il Fruit and Croc, che diciamo viene dopo il nostro Vegan Croc che abbiamo lanciato l'anno scorso. Il Fruit and Croc è appunto un prodottino molto ruffiano, come diciamo noi, 100% frutta, con una croccantezza incredibile e quindi si sposa perfettamente per un consumo fuori casa molto veloce, uno snack molto, molto sfizioso. Di Vegan Croc invece, di cui siamo molto contenti, lanciato l'anno scorso, abbiamo anche un'estensione di linea con tre nuove referenze che sono anche queste proposte per la prima volta qui a Cibus, che sono broccolo, zucca e zucchine. Mattia, io ho tra le mani il Fruit and Croc che avete lanciato da pochissimo, quello alle fragole. Qui alla mia destra ci sono i Vegan Croc e dall'altra parte in tutto lo stand ci sono moltissimi prodotti vegani, biologici, green come si usa dire, ma è stata dura fare questo passaggio, in quanti ci hanno creduto? Dunque, chiaramente noi siamo un'azienda che ha sempre fatto della propria il core business la frutta secca tradizionale, quindi è chiaro che fare questo tipo di evoluzione non è stato facile, però noi abbiamo capito qualche anno fa che il consumatore voleva qualcosa di nuovo e voleva delle proposte sempre più in linea con questo, con la frenesia delle nostre giornate, che ci consentono di avere sempre meno tempo per prendersi cura di noi stessi. Quindi noi abbiamo cercato di trovare dei prodotti che fossero ovviamente buoni, che facessero bene al nostro organismo ma anche alla nostra mente, perché è chiaro che quando mangi un prodotto che sai che ti fa del bene ovviamente lo mangi con molta più serenità. Ecco, e allora la domanda era proprio tesa a comprendere quanti dei vostri clienti ci avessero creduto, considerando che la vostra è una linea di altissima gamma, è composta da prodotti di primissima scelta e anche con un prezzo non decisamente economico, quindi veramente bisogna crederci. Sì, è vero, però i nostri clienti hanno creduto come noi a questo tipo di evoluzione, infatti non è per noi un motivo di grande orgoglio il fatto di essere riusciti da pochissimo anche
a entrare nei nuovi progetti avancasse con due principali clienti della distribuzione italiana, dove le nostre linee Vegan Croc e Fruit and Croc saranno grandi protagoniste. Quindi è chiaro che ci abbiamo creduto noi, ma devo dire che i nostri clienti ci hanno assecondato subito e il consumatore soprattutto ha apprezzato questo nostro sforzo, per cui devo dire che per il momento siamo molto soddisfatti. Bene, allora grazie a Mattia Noberasco per la cortese disponibilità, saluta pure gli amici che sono dall'altra parte. Grazie a voi, grazie per la visita e buon cibus. Buon cibus a te e a noi naturalmente, che continuiamo in questo percorso qui nell'edizione 2018 di Cibus. Non andate via, c'è tantissimo altro da guardare, ma anche da mangiare.